Angelo Troiani, detto Pierre, e socio membro del club Fonte Vivo, nel quale io partecipo sempre alle gare del Fonte. È ovvio che non sono un fenomeno dello swing e quindi mi sono dovuto inventare dei piccoli accorgimenti per risolvere dei problemi che avevo. Uno di questi era il putt. Non riuscivo a individuare come fare, alla fine me lo sono inventato. Ero alla buca numero 4, voi conoscete tutti i frequentatori del Fonte Vivo qual è. Il green è messo in una maniera che, se non gli si trova un sistema di bilanciamento delle varie pendenze e la direzionalità, e tutto diventa veramente un casino partare. Per cui ero lì, riprova, facevo sempre schifo. A un certo punto mi sono messo e ho cercato di fare di trovare un qualche cosa, un riferimento che mi permettesse di operare. E mi sono inventato l'ipotenusa. Mi è nata questa idea e ho cominciato a fare buca, però funziona. L'ho ripetuta, la cosa sta funzionando abbastanza. È ovvio che tutto ciò che determina la qualità è la sensibilità del braccio. Se giocate a ping pong come Fofoglia a volte diventa dura. Dando per scontato che ognuno di voi sappia che l'ipotenusa è il risultato dell'unione dei due cateti del triangolo rettangolo, ovviamente, rifacendomi a questo, mi sono detto: come posso farlo? Allora, piede destro sul centro della palla, tallone come cateto della base, quindi cateto dell'altezza, centro, cateto della base, che guarda la testa della bandiera nel suo centro, rotazione del piede e approccio con l'occhio sopra, come nel patto normale ovviamente, l'approccio. Cercare ovviamente di colpire, la cosa più difficile è colpire la pallina nel centro, cosa che io nella quale riesco non molto bene, però ci provo. Ora, la direzione è giusta. E più la qualità del giocatore è alta, il risultato è ottimale. Esempio, il nostro maestro potrebbe essere fare un 90 su 100, che già mi sembrerebbe un... Io non so qual è la sua percentuale ora, però 90 su 100 secondo me potrebbe essere già ottimo. E ora proviamo l'esecuzione. È ovvio che quando riesco a fare un putt come questo sono ampiamente soddisfatto. È chiaro che lo scopo è buttare la palla in minor colpi possibile in buca, ma per me che sono 31 è già ottimo fare questo. Se io riesco a fare due putt e buca sono super contento. Quindi essere riuscito a trovare personalmente, a inventarmi un modo per puttare senza fare troppo schifo, mi è sembrato un grande risultato e mi dà ampia soddisfazione. Ora ci siamo spostati direttamente nei banchi. Anche qui, come potete ben capire, avevo delle problematiche a risolvere il problema come il maestro ci aveva insegnato, che per carità l'insegnamento è giusto, è solo l'incapacità mia che mi creava dei problemi. Ho detto, ma vediamo un po', perché se dice così avrà sicuramente ragione, però ci sarà un altro sistema, mi ci fa sempre le flappe per evitarle. E da lì, visto la capacità di utilizzo del putt, ho detto proviamo. Ovviamente si parla di banchi che non hanno una grande profondità sabbiosa, altrimenti diventa impossibile. Però, siccome ho già visto che qui in zona si trova diversi, che la sabbia sono scordata, mi sono fatto convinto, come dice il buon Montalbano, che si può fare. Vado a presentare l'operazione.
Allora, la posizione è classica, palla in mezzo alle gambe e posizione sempre sopra, con gli occhi sopra, come se fosse un parte semi normale come fanno tutti. Ora io chiaramente concederei con questa digressione. A questo punto si va a colpire la pallina nel suo centro, ovviamente, in maniera piuttosto decisa, anche che deve fare dei metri. Vai. Vi ho fatto vedere tre soluzioni, che sono la peggio, la media e la ottima. La ottima si può sempre migliorare, la peggio è difficile e rimane dentro il banco. Credo che questo possa succedere anche quando si tira nella maniera ordinaria. Per cui non vedo perché non si possa uscire da... La gente si sente veramente così devastata da un tiro col banco, col pat. Allora, le lezioni sono aperte, quando avete bisogno io sono disponibile presso il club Fontevivo, chiaramente in accordo col maestro Luca Ravinetto. Vi saluta il vostro Pier, da sempre un ottimo pat con l'ipotenusa.